Grazie a tutti, buon lavoro, sperando appunto che vada tutto bene. Se ci sono problemi, ripeto, portate pazienza qualche minuto. Cedo la parola al collega della Camera di Commercio Igor Gallo, che presenterà, appunto le novità in campo, della Camera di Commercio legato alla collaborazione con l'Uni e poi, probabilmente anche all'attività che svolge, nel campo metrico, su un accenno ve velocissimo. Buona giornata a tutti. Buongiorno a tutti, allora sto cercando di mandare in onda la mia presentazione con il mio video che a questo punto credo sia condivisa. Aspetto solo 2 secondi per essere sicuro che non ci siano problemi tecnici e direi che posso partire. Mi inserisco rapidamente nella vostra giornata di lavori per fare una piccola parentesi relativamente a questo nuovo servizio della Camera di Commercio di Torino, lo sportello Unica Desk. Io sono Igor Gallo, sono responsabile del servizio metrico della Camera di Commercio di Torino. Sono qui appunto perché nel mio settore è stato deciso di istituire questo nuovo servizio che a breve dovrebbe prendere luce. Ringrazio il laboratorio per averci ospitati, ma come vedremo dopo, in realtà il laboratorio è un coprotagonista in questo servizio, dal momento che anche il laboratorio chimico ha un ruolo rispetto al garantire il servizio nei confronti dell'utenza. Rapidamente vi illustro di cosa si tratti per lasciarvi poi agli argomenti della giornata che si svolgerà regolarmente. Lo sportello Unica da che cosa nasce? Lo sportello Unica nasce da un accordo che c'è stato nel 2018, nella primavera 2018, tra Unioncamere e Uni. In questo accordo sostanzialmente l'Uni ha sancito che l'Unioncamere potesse avere un ruolo. L'Unioncamere, ricordo che è l'espressione del Sistema Nazionale delle Camere di Commercio, quindi rappresenta tutte le Camere di Commercio a livello nazionale, e con questo accordo questi due enti hanno deciso di cercare di infondere maggiore consapevolezza sullo strumento della normazione tecnica. Quindi l'obiettivo dello Sportello Unica è quello di diffondere la consapevolezza sull'esistenza e ovviamente l'utilizzo della normazione tecnica. Quando si è pensato di attivare questa sinergia, in modo specifico si è pensato, ci si è rivolti alla piccola media impresa. Per questo motivo Unioncamere ha poi coinvolto le Camere di Commercio in quanto ente che ha un forte contatto territoriale, e l'obiettivo è quello che appunto le Camere di Commercio possono fare da volano per diffondere questa tipologia di informazione. Queste sono il resumé delle 5 ragioni per conoscere la normazione. La mia presentazione è basata sulla brochure dell'Uni, che ha un po' riassunto gli obiettivi di questo agreement, di questo accordo nel quale noi siamo anche entrati. Ovviamente vado molto veloce perché se voi siete qua oggi a seguire questa presentazione già sapete quali sono i vantaggi della normazione tecnica, quindi riduzione di rischio di incidenti sia per il produttore ma anche per chi utilizza il prodotto, per il consumatore in generale. La possibilità di accedere più facilmente ai mercati internazionali, perché sostanzialmente nelle norme tecniche sono codificati degli agreement di tipo tecnico rispetto ai quali andare a produrre, e quindi avere un prodotto sostanzialmente che fitta le esigenze del mercato. Semplificare i processi, aumentare l'efficienza, come anche ridurre i costi, perché qualcuno, quando sono state scritte queste norme, ha comunque fatto delle valutazioni anche in questa direzione. E diciamo in termini poi generali, favorire transazioni commerciali. Vi ricordo, ad esempio, che alcune direttive del nuovo approccio, New Legislation Work, quelle che banalmente prevedono la posizione della marcatura CE sul prodotto che si va a realizzare, sostanzialmente riconoscono alla normazione tecnica la possibilità di dare delle impostazioni per rendere lo strumento, il prodotto conforme alla direttiva stessa. Da tutto ciò si può sostanzialmente dire che lo sportello unica è un'opportunità perché garantisce alle imprese la possibilità di consultare e informarsi su tutto il mondo delle norme volontarie. Inoltre, l'obiettivo di tutto questo è anche avere la possibilità di semplificare tutto questo e di creare dei punti di accesso nei quali per l'appunto sia possibile sia consultare le norme, ma anche come dire, avere un po' di diffusione della cultura connessa con la normazione tecnica.
Gli sportelli unica desk attivati a livello nazionale sono già 14, noi siamo in una posizione 14esima, segnato in rosso, Camera di Commercio di Torino, ma come vedete sono già diverse Camere di Commercio che parimenti si sono attivate e alcune, altre 4 che sono in corso di attivazioni, un po' geograficamente diffuse in tutta Italia. In realtà, come vedremo dopo, noi siamo in corso di attivazioni perché la faccenda, la problematica della pandemia Covid ha un po' ritardato i nostri piani, ma presto saremo operativi. Quali sono i vantaggi dello sportello unica? Unica Desk dà la possibilità di consultare online gratuitamente i testi integrali delle norme UNI, ribadisco in un punto fisico che poi vedremo dopo dove sarà collocato, ricevere assistenza nella ricerca delle norme in interesse e capire come si acquistano le norme. I punti Unica Desk non sono punti di vendita, la vendita delle norme viene gestita comunque sempre dall'UNI e avviene con i classici canali che sono sostanzialmente il database che probabilmente già conoscete, che si trova su internet, acquisto direttamente e invio della norma in PDF. La norma cartacea sostanzialmente non è più prevista. Però è anche possibile in questi sportelli presentare domande per partecipare alle elaborazioni di nuove prassi di riferimento, che non sono norme tecniche, ma sono comunque degli strumenti per cercare di standardizzare alcuni processi all'interno dei quali non c'è ancora normazione tecnica, piuttosto che non partecipare proprio all'attività normativa per la realizzazione delle normative tecniche. Questo ovviamente seguendo le regole previste dall'UNI. Sono anche previsti degli eventi che hanno la funzione di diffondere la conoscenza sulla normativa e anche la possibilità di accedere a progetti di norme europee in fase di sviluppo. Quindi i vantaggi dello sportello unico sono molteplici. Dove si trova Torino, dove si troverà, forse bisognerebbe dire a Torino lo sportello Unica Desk? Presso, diciamo, a 2 passi da un isolato dalla Camera di Commercio di Torino, in particolar modo in via Pomba 23, presso il servizio metrico, il mio settore, il martedì e il giovedì è possibile prenotare, sarà possibile prenotare e recarsi fisicamente presso lo sportello che si trova a questo indirizzo. Quindi centro città a 2 passi dalla stazione, logisticamente comodo. Viceversa, anche presso il laboratorio chimico, quindi la struttura che sta organizzando l'evento odierno, quindi in via Ventimiglia, a Torino Sud, a un passo dall'uscita dell'autostrada, delle tangenziali, è disponibile anche qui la possibilità di accedere allo sportello unica. Sono state differenziate le giornate, chi vuole rivolgersi al servizio in via Pomba martedì e giovedì, chi al laboratorio chimico il lunedì e il mercoledì. Quando verrà attivato lo sportello unica, come vi dicevo, Unica Desk è finito nel vortice della pandemia, è in corso di allestimento, l'apertura però è stata posposta a causa della situazione emergenziale Covid-19. In realtà siamo già sostanzialmente a posto, però stiamo aspettando l'evoluzione, si stanno facendo delle valutazioni in considerazione del probabile prossimo avvio della fase 3 per la regione Piemonte. In ogni caso vi suggerirei di segnalarvi questo link se siete interessati. In questo link metteremo gli aggiornamenti e avrete modo di essere avvisati nel momento in cui sarà fisicamente possibile prenotare a questa tipologia di servizio. A questo punto io vi ringrazio dell'attenzione, non vi prendo altro tempo, vi lascio i recapiti sia del servizio metrico sia del laboratorio chimico della Camera di Commercio, che come abbiamo visto sono i due soggetti che gestiscono fisicamente la gestione dello sportello unica e restituisco la parola a Salvatore e lo ringrazio per la disponibilità. E puoi partire, ti sentono tutti. Lo so, ma è sparita. Ecco, buongiorno, grazie mille. Speriamo di farcela. Probabilmente c'è qualche difficoltà nella rete. Mi auguro che mi sentiate tutti. La presentazione sparisce, non resta. Io non la vedo. Ecco, adesso sì. Benissimo, grazie al dottor Gallo per aver con questo esordio illustrato anche il ruolo di Uni e gli interessi, diciamo, le affinità che Camera di Commercio ed Uni stanno cercando di individuare. Questo è un aspetto estremamente interessante e mi semplifica la vita nell'andare a presentare adesso quello di cui io voglio discutere, che è proprio una norma tecnica, però io non vedo, ecco qua, vediamo se riusciamo.
perché UNI, appunto, è l'ente italiano di normazione, l'ha spiegato molto bene il relatore che mi ha preceduto, ed è un'associazione che è nata ormai un centinaio di anni fa, assolutamente senza fine di lucro, privata, quindi, ma senza fine di lucro, che studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche volontarie, le cosiddette norme UNI. È proprio una norma unica insieme andremo a studiare stamattina. UNI propone diverse formule associative a misura di persona fisica, di piccola impresa, di multinazionale, di ente pubblico, di associazione, di sindacato, di ONG. Io per esempio faccio parte del gruppo degli esperti di UNI da una quindicina di anni ormai e vi faccio parte come rappresentante del mio ordine professionale, che ovviamente si è iscritto, è diventato socio di UNI. Quindi per poter partecipare ai tavoli normativi c'è una unica, diciamo, indicazione: bisogna diventare soci. Dopodiché gli esperti che provengono dal mondo dei soci incominciano a lavorare insieme per elaborare le norme a seconda dei portatori di interesse. Gli esperti non vengono remunerati, questa deve essere, quindi non c'è nessun interesse di natura personale nell'andare a lavorare in questo senso, ma c'è un interesse collettivo e questa è la forza di questo modello di normazione. Per semplificarci la vita e per capire, diciamo, un po' meglio quando compriamo una norma, studiamo una norma e vediamo delle sigle, le sigle che possiamo vedere sono queste, UNI, CEN, ISO, quindi il Comitato Europeo di Normazione o l'Organizzazione Internazionale per la Normazione, perché, come diceva benissimo il relatore che mi ha preceduto, l'armonizzazione delle norme è quella che, soprattutto nella nostra produzione italiana, nelle specifiche tecniche che valorizzano l'esperienza e la traduzione italiana, è quello che ci fa meglio conoscere nel mercato unico. Quindi per noi è estremamente importante il valore, il know-how italiano, hanno un peso incredibile, molto maggiore di quanto noi non riusciamo a percepire. UNI è semplicemente la rappresentanza italiana della normazione, ogni paese europeo ha una sua rappresentanza nazionale, il DIN per esempio è quello tedesco, l'AFNOR è quello francese, il British Standard, che è quello sicuramente più conosciuto, è quello per il Regno Unito. Quindi quando noi leggiamo UNI, EN, ISO in una norma significa che questa norma è stata emanata in Italia, adottata a livello internazionale e europeo, UNI, EN collega l'Italia con l'adozione europea, UNI, che è come la norma che andremo a studiare insieme stamattina, è una normativa emanata in Italia. Spesso le normative emanate in Italia vengono portate a tavoli internazionali e quindi possono anche fare un salto di qualità ed essere riviste, ma adottate anche a livello europeo o addirittura internazionale. Le norme UNI sono oggettivamente ovunque nella nostra vita quotidiana, anche quando noi non ce ne rendiamo conto. Per esempio, lo scivolo su cui facciamo scivolare i nostri bambini risponde a una norma tecnica, le piastrelle della cucina rispondono a una norma tecnica, i corsi di formazione rispondono a norme tecniche. Qualche esempio, vedete qui UNI, EN, UNI, ISO, immaginate le serie aerospaziali, la qualità dell'acqua, le materie plastiche, l'azione dei microrganismi, l'odontoiatria, la cosmesi, la microbiologia nella catena alimentare, insomma la normazione tecnica e volontaria è amplissima. E quindi bisogna semplicemente capire meglio come muoversi all'interno di questa struttura e diventare, come dire, portatore, anche leggere, diciamo, gli interessi per farli nostri, per farli propri. Quindi una norma volontaria è un documento che dice come fare meglio, al meglio le cose, rispettando ovviamente sicurezza, ambiente e prestazioni certe. UNI sta facendo un grandissimo lavoro in questo momento, in questi ultimi anni, sulla coerenza per esempio con le mission anche date dall'ONU, quindi con i famosi 17 Millennial Goals. La normativa cogente
ovviamente è sempre da rispettare, non necessariamente va richiamata all'interno di una norma tecnica, perché la cogente appunto ha cogenza, quindi va rispettata, va conosciuta, va adottata. La normativa tecnica è, diciamo, deve infilarsi coerentemente nella normativa cogente e ampliare le modalità con cui le cose possono essere fatte meglio. C'è un regolamento europeo che dice che cos'è una norma, recentemente adottato appunto nel 2012, e quindi è una specifica tecnica che viene adottata, non è obbligatoria, insisto, non è obbligatoria, l'adesione non è obbligatoria, l'applicazione non è obbligatoria, ma certamente è importante. Come si arriva alla norma? Come si è arrivati alla norma che adesso vado a proporvi? Ogni norma è un processo che è costituito da quattro parti. Allora, abbiamo detto che UNI è costituito da associazioni e da stakeholders, quindi da portatori di interessi che si associano. Un portatore di interesse, io per esempio ho fatto questa, ho promosso questa azione più di 10 anni fa, dicendo bene, non ci sono norme tecniche in ambito della ristorazione collettiva, credo che sia il caso di farlo. Quindi ne ho discusso, abbiamo ritenuto che ne valesse la pena, abbiamo trovato portatori di interesse in questo senso e quindi UNI ha organizzato il tavolo tecnico, mettendo a questo tavolo i maggiori esperti del settore. Gli esperti si incontrano, spesso diciamo prende 1 anno, 2 anni lo studio di una nuova norma, scrivono e definiscono i criteri, diciamo, con i quali possono essere definite i requisiti che vogliono andare a studiare, arrivano a una soluzione, sottopongono la norma ad inchiesta pubblica, vedete lo studio, la stesura del documento, l'inchiesta pubblica vuol dire che UNI la pubblica e che chiunque, ma soprattutto gli altri soci di UNI che sono abituati a vedersi informati di questa inchiesta, la legge e può fare delle proposte di modifiche o di miglioramento. Finalmente la norma viene pubblicata. Dove si trovano le norme tecniche? Ecco, questa scheda è imprecisa adesso rispetto alle cose che diceva il relatore precedente di Unica. Allora, sicuramente le norme si comprano, le norme non si scaricano normalmente dal web, ma abbiamo visto che Unica consente una consultazione online e quindi questo favorirà il fatto che gli interessati possano attraverso Unica trovare un modello di una modalità per la consultazione. Vi sono parecchie commissioni all'interno di UNI, noi facciamo parte della commissione agroalimentare che studia metodi di analisi chimica, microbiologica, sensoriale, norme di prodotto, norme di buona fabbricazione, requisiti su imballaggi e materiali di imballaggio, requisiti di sicurezza per le macchine. Vedete, c'è veramente un mare magnum all'interno della commissione. La sottocommissione che presiedo io, quindi è un di cui della commissione agroalimentare, si occupa invece della ristorazione fuori casa ed è nata poco più di 10 anni fa. La norma che andiamo a definire, a studiare stamattina è questa, la 11407, che è appena uscita e che riguarda i requisiti minimi per la stesura di capitolato d'appalto. La stessa commissione ne ha redatto un'altra 5 anni fa che studiava i requisiti minimi per la progettazione di menu e che attualmente è in fase di revisione. E le norme devono essere in movimento, non c'è una norma statica, vanno continuamente rivisitate, riviste perché sia la normativa cogente si modifica, ma anche le situazioni oggettive di mercato e dei requisiti tecnici subiscono delle modifiche. Quindi, la nostra norma che studiamo stamattina specifica i requisiti tecnici minimi che devono essere contenuti nel capitolato d'appalto per l'affidamento dei servizi relativi alla ristorazione collettiva.
ed è costituita da alcuni capitoli, l'introduzione, lo scopo, il campo di applicazione, termini e definizioni, processi e la struttura del capitolato. Ecco, guardate che molto spesso, studiando le norme, l'introduzione è estremamente significativa perché lì il gruppo tecnico ha specificato quali sono, diciamo, i pilastri di questa norma, e i termini e le definizioni sono utilissime perché definiscono un glossario tecnico relativo al comparto che si va a studiare, che si va ad approfondire, e quindi non fosse altro che per questi due aspetti vale la pena comunque di leggere, meglio se di adottare, ma comunque di leggere e di ispirarsi a norme tecniche nell'ambito delle attività che noi produciamo. Quindi questi principi che adesso andiamo a vedere insieme derivano proprio dall'introduzione della norma. Quindi l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva istituzionale e privata si deve basare su criteri oggettivi e misurabili. Criteri oggettivi e misurabili lo sappiamo perché nel capitolato queste cose vanno esplicitate bene, ma noi abbiamo voluto precisare che devono essere criteri che stiano all'interno di questi principi di riferimento, quindi salute e responsabilità sociale. La ristorazione pubblica, sia essa scolastica o RSA piuttosto che ospedaliera, ha sicuramente una forte ricaduta che è sempre più riconosciuta in termini di salute, di benessere e di responsabilità sociale nel sostegno che viene dato al consumo giornaliero. Il legame con il territorio è sempre più, diciamo, è sempre più evidenziato questo aspetto, che può essere ulteriormente valorizzato, e quindi rendere la ristorazione sempre più facente parte di un modello di consumo collettivo. E qui il capitolato può e deve esplicitare meglio, attraverso criteri, requisiti misurabili, come intende attuare questo legame con il territorio. L'innovazione, noi abbiamo in questa norma dato uno spazio soprattutto all'informatica, certamente tutta l'innovazione tecnica e tecnologica deve essere valorizzata, ma l'innovazione di natura informatica, cioè l'impiego delle nuove tecnologie che ormai non sono più nuove, ma sono quelle a cui ricorriamo costantemente in questo periodo di chiusura, diciamo, di allontanamento sociale, ce l'hanno sempre più insegnato, quindi l'informatica è uno strumento che deve essere sempre più messo a disposizione ed impiegato all'interno dei sistemi che si occupano di ristorazione pubblica. Il leale andamento del mercato, il capitolato non è, uno non può scrivere nel capitolato, diciamo, di volere la luna nel pozzo, come si dice normalmente, cioè non può mettere un budget estremamente risicato per avere una qualità di servizi e un'ampia attività. Quindi il leale andamento del mercato vuol dire che io faccio una gara pubblica secondo tutti i sacri crismi, ma anche che ho scritto un capitolato che effettivamente sia adottabile, dove i requisiti che io metto come requisiti necessari siano effettivamente sostenibili con il budget e quindi con la cifra che ho messo a disposizione. Sostenibilità economica, sociale e ambientale va nella logica planetaria, a questo punto, dei principi della sostenibilità. L'informazione e la trasparenza corretta, anche questo, se si vuole fare un legame con il territorio, non soltanto di natura produttiva, ma anche di natura sociale, ovviamente bisogna sapere dare le informazioni corrette nel momento giusto, con i tempi giusti, ed essere assolutamente trasparenti nella gestione. Infine, lavorare per prevenire le accidenze e gli sprechi, non soltanto perché una legge cogente ce lo impone, e vedremo la famosa legge Gadda, ma perché nella logica della sostenibilità, in un settore come quello della ristorazione, dove gli sprechi volontari e involontari di alimenti o di pasti preparati, così come di energie, per esempio pensate all'acqua, all'energia di produzione, sono pesanti, diciamo, questo problema dello spreco in questo settore è un problema particolarmente sentito. Quindi, diciamo, questi sono i principi, sono i 7 principi che il gruppo
che ha scritto la norma ha voluto sottolineare. E quindi abbiamo precisato che l'estensore del capitolato può riferirsi a questo quadro di principi per definire gli elementi del suo processo di progettazione e abbiamo detto congruità con l'importo del contratto, adeguatezza di quanto viene richiesto dal punto di vista del menu o dei servizi logistici con le strutture operative che sono effettivamente dedicate e per seguire la stesura del capitolato, prima ovviamente dell'avvio della fase pubblica della gara, anche attraverso una progettazione partecipata, una consultazione preliminare di mercato. Vuol dire riuscire a parlare con altri stakeholders, conoscere bene il mercato dove ci si va ad inserire e sentire i portatori di interessi anche a livello territoriale. Il quadro generale di riferimento, abbiamo detto criteri ispirati alla valorizzazione del lavoro, alla tutela del consumatore e dell'utente e alla sostenibilità. Ci sono ulteriori obiettivi che vanno riconosciuti, che vanno sostenuti e l'estensore del capitolato ne deve essere assolutamente conscio, che sono i famosi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, le indicazioni della FAO sulla Sustainability Assessment del Food and Agriculture, il BES, il famoso benessere equo e sostenibile che potete trovare nel rapporto Istat ed è molto, molto interessante vedere quali sono gli indicatori, non ultimo i nuovi criteri ambientali minimi che verranno meglio spiegati con la relatrice successiva che sono stati pubblicati di recente nella norma che in studio troverete nella bibliografia indicati i vecchi CAM perché quelli nuovi appunto non erano stati ancora pubblicati, ma va da sé che tutto quello che viene successivamente va adottato, diciamo, nella loro data più attuale. Inoltre, nella stesura del capitolato, l'estensore o il gruppo che scrive questo documento deve richiamare, adottare, conoscere le linee guida di indirizzo dei ministeri della salute, per esempio, dell'agricoltura, delle società scientifiche di riferimento. Noi abbiamo ritenuto di insistere sul fatto che la norma dovesse essere estesa da un team di progetto, perché troppo spesso e troppo lungo negli anni precedenti abbiamo verificato, abbiamo visto dei capitolati famosi copia e incolla, oppure redatti dal super esperto ospedaliero amministrativista o dal super nutrizionista con dei, diciamo, che dava una parte assolutamente prevalente agli aspetti ovviamente nutrizionistici. Noi riteniamo che tutti questi esperti siano assolutamente importanti, ma che debbano lavorare insieme e che la struttura che decide di scrivere, che ha la responsabilità dell'estensione del documento pubblico, dovrà avvalersi, quindi nominare una sorta di team di progetto e confrontarsi con tutti gli esperti consapevoli nel proprio ambito. Solo così potrà uscirne un capitolato che possa essere, diciamo, coerente con tutti gli aspetti che abbiamo visto prima e tutti questi aspetti potranno essere quelli che condurranno sempre più a garantire effettivamente la soddisfazione del consumatore finale e a garantire la sua salute. Vi ho detto prima che uno degli aspetti interessanti delle norme è proprio quello del glossario e ve ne faccio vedere solo alcuni. La progettazione partecipata l'ho già citata, quindi progettazione che vede presenti diversi stakeholders, il team di progetto l'abbiamo commentato. Ci sono però una serie di definizioni anche tecniche, ho preso questo che diciamo del piatto unico che spesso si vede illustrato nei capitolati e ogni volta viene dato giustamente un significato differente e noi questa norma
può anche essere, ripeto, semplicemente usata attraverso i termini del glossario per dire, bene, cerchiamo di parlare tutti lo stesso linguaggio, per cui noi abbiamo suggerito che con piatto unico si intendesse un pasto che in un unico piatto costituisce il pasto completo nel soddisfacimento dei bisogni specifici inseriti nel contesto di valutazione di assunzione giornaliera prevista, per cui è un di cui di un'assunzione giornaliera. Abbiamo poi, vi ho riportato le definizioni di eccedenze e di residuo, queste sono state prese dalla legge 166, cioè dalla legge Gadda, e quindi le eccedenze, l'eccedenza è un piatto, un pasto che non è stato somministrato e quindi può essere reimpiegato a fine di solidarietà sociale, mentre il residuo è il piatto, il pasto che è già stato somministrato, che volontariamente il commensale non ha consumato, che non può essere reimpiegato a fini a fini sociali, ma che può essere o deve essere riciclato solamente se viene raccolto in modo differenziato. Quindi anche questo è un invito all'utilizzo, alla gerarchia, diciamo, al rispetto della gerarchia degli sprechi e del riutilizzo. Ancora alcuni termini. Soddisfazione del consumatore, la percezione del consumatore su quanto i requisiti del servizio siano stati della ristorazione siano stati soddisfatti. Quindi la soddisfazione si esprime se io vado a valutare quali requisiti il consumatore ha ritenuto soddisfatti, non in senso generale è buono o non è buono, è scotto o non è scotto. La valutazione della soddisfazione del consumatore sarà l'insieme delle attività di verifica per rilevare la soddisfazione, appunto. La carta dei servizi noi l'abbiamo suggerita come uno strumento programmatico che a nostro avviso le amministrazioni devono redigere, anche alcune sono obbligate a farlo nel sociale, per esempio nel sanitario, per altri è volontario, per la ristorazione scolastica attualmente è volontaria, però è interessante perché mette a disposizione del consumatore gli impegni del committente, quindi non è una guida al servizio, la carta del servizio dice quali sono gli impegni che mi sono assunta nei confronti dei miei consumatori, di cosa faccio per mantenere la qualità dei servizi e come vado a verificare di aver corrisposto ai requisiti che sono stati stabiliti. Altri termini a nostro avviso interessanti perché spesso si legge di valutazione sensoriale, di percezione sensoriale in modo, diciamo, non consono dal punto di vista scientifico, ma anche della glossa, cioè della sua interpretazione. La valutazione sensoriale è una disciplina che viene impiegata per misurare le sensazioni percepite. La percezione sensoriale è un'esperienza percettiva che acquista una validità oggettiva e si trova conferma nella sperimentazione scientifica. Quindi noi, quando parliamo di commensali, di consumo comune, dobbiamo essenzialmente parlare di accettabilità, cioè la condizione di un prodotto che sia ritenuto gradevole in termini di attributi sensoriali da un individuo o da una popolazione. Quindi se è buono o non è buono, quando noi andiamo a rilevare la soddisfazione, parliamo essenzialmente di accettabilità. La preferenza invece è un termine generico che si riferisce a confronto tra due o più prodotti su base domestica, cioè piace oppure disgusta. Anche questo è interessante perché altrimenti si leggono poi delle customer satisfaction che non sono, diciamo, coerenti. Quali sono i processi che la norma 11.407 ha studiato? Sono tutti quelli che sono relativi alla produzione, alla distribuzione, alla somministrazione, dei pasti alla fornitura dei prodotti alimentari e non alimentari. Li abbiamo scissi perché non è detto che l'appaltatore o che l'estensore del capitolato li richieda tutti insieme questi cinque processi, ma potrebbe anche essere che chieda, per esempio, semplicemente la somministrazione oppure la fornitura di prodotti alimentari. Quindi ognuno, a seconda dei propri interessi e del capitolato che deve scrivere, può trovare quali sono i riferimenti. Le attività che costituiscono il servizio di ristorazione collettiva, io qui ne ho riportate alcune, le trovate chiaramente tutte nella norma,
la progettazione del menu e il suo recettario, il menu per le esigenze dietetiche, il menu per motivazioni culturali e religiose, la variazione, la selezione dei prodotti e le valutazioni dei fornitori. Alcuni esempi, per esempio la progettazione del menu, che sicuramente è uno dei core business del capitolato. E noi abbiamo detto, attenzione, devi seguire il ARN, le linee guida ministeriali, le linee guida regionali, le indicazioni delle società scientifiche, le specifiche tecniche, le clausole contrattuali che sono contenute nei CAM, previste appunto per il servizio. E la progettazione del menu può essere fatta su supporto cartaceo o su supporto informatico, che è quello che noi auspichiamo. L'importante è che fornisca tutte le informazioni riguardanti gli ingredienti da utilizzare, il ricettario, la presenza di allergeni. Ci sono poi due possibilità, cioè la progettazione del menu può essere effettuata dal committente, cioè dall'estensione del capitolato, e il committente la propone e dice chi l'ha stesa, chi l'ha fatta, quindi qual è il suo team di progetto e come l'ha validata. Se invece il capitolato richiede che la progettazione sia fatta dal fornitore, cioè da chi parteciperà alla gara, il fornitore stesso dovrà fornire, e il capitolato glielo deve richiedere, gli elementi per comprendere chi l'ha steso, con quale ruolo e con quale professionalità, un po' nella logica che abbiamo visto prima del team di progetto. Il ricettario, spesso si legano dei ricettari che vanno bene indipendentemente dal tipo di legame oppure dalle persone a cui sono rivolti. Noi riteniamo che il ricettario debba essere strettamente correlato alla tipologia del legame che va impiegato, quindi che è richiesto, perché non tutto va bene per ogni modello produttivo e che il ricettario sia adeguato agli impianti, alle attrezzature, alle tecnologie effettivamente che devono essere impiegate. Per questo è importante che chi presenta offerta si sia reso conto di quali sono le strutture che deve andare ad impiegare o quali sono le strutture che offre per l'impiego, che ci sia una coerenza tra la ricetta e la merceologia dei prodotti alimentari, che ci sia una coerenza tra la ricetta e le valutazioni storiche del gradimento e della customer satisfaction. Questo spesso si dimentica, mentre se ci sono dei lavori che sono già stati fatti in questo senso sulla stessa popolazione, è il caso che vengano resi pubblici, cioè che si conoscano, che all'interno del capitolato siano presentati, in modo che il ricettario tenga anche conto di quello che era stato precedentemente verificato. L'adeguatezza del menu e della ricetta con la professionalità e col numero degli addetti previsti, lo stesso ragionamento che abbiamo fatto prima appunto, l'adeguatezza agli obiettivi di sostenibilità e di limitazione degli sprechi, cioè come faccio con queste ricette a cercare di ridurre lo spreco, lo posso fare unicamente se la ricetta, se so già che sarà una ricetta tendenzialmente accettata dalla mia popolazione qui rivolta, che ci deve essere una corrispondenza a criteri gastronomici e uno studio, anche una coerenza con le consuetudini e con le tradizioni alimentari di quel territorio. Altre attività che si trovano nella norma 11407, la rintracciabilità, prenotazione, la preparazione e confezionamento, distribuzione, somministrazione, pulizia, pest control, manutenzione, una serie di criteri e di suggerimenti che devono essere tenuti in conto nell'estensione, nella stesura del capitolato. Per esempio, nella prenotazione dei pasti, noi abbiamo ritenuto di dare grande enfasi alla completezza di relazione delle informazioni in relazione alle richieste dietetiche, soprattutto alle diete per patologie, quindi alla reportistica, alla continuità del servizio, alla rintracciabilità del pasto prodotto e delle materie prime. Quindi la prenotazione deve anche, diciamo, essere coerente con tutti gli aspetti o con le altre attività che vanno a consentire la prenotazione stessa. Quindi le modalità di prenotazione meglio se fatte a livello informatico, possedendo il software o richiedendo il software, ma vanno bene anche ovviamente cartacee. L'importante è che gli orari di riferimento e le variazioni siano presenti, che la piattaforma
software, se viene utilizzata, sia operativa, insomma, che tutto sia coerente in modo da prenotare il numero effettivo necessario, quindi non di più, ma soprattutto non di meno, e soprattutto in relazione alle diete che sono, alle necessità dietetiche che sono previste. Ancora tra le attività la valutazione del pasto, del servizio, delle eccedenze, la donazione, gli scarti, la rilevazione dei pasti, la gestione degli incassi e dei pagamenti. Vedete, ci sono anche degli aspetti di natura, diciamo, amministrativa. Per esempio, la valutazione del pasto. In questo punto il committente deve indicare in che modo e con quali strumenti intende verificare la conformità ai requisiti specificati nel capitolato. Quindi hai dato dei requisiti, vai a verificarli. Questo, il controllo e la verifica, è l'aspetto più interessante, non soltanto per verificare effettivamente che venga dato quello che è stato offerto, ma anche per cercare di migliorare continuamente la performance di quello che viene eseguito. Quindi la documentazione sulla valutazione deve comprendere i seguenti elementi: procedura di registrazione per via cartacea o informatica, la descrizione delle responsabilità per la gestione dei dati, cioè chi va a processare i dati, chi li usa, come li documenta. Tutta la documentazione ovviamente deve essere conservata e deve essere disponibile almeno per 3 anni, soprattutto deve essere usata. Nella valutazione del servizio di ristorazione, che è un'altra delle attività, le modalità di esecuzione della valutazione del servizio devono essere proposte dal fornitore nell'offerta tecnica o richieste dal committente nel momento in cui stende il capitolato. La valutazione del servizio, che sia per via cartacea o per via informatica, deve essere effettuata per mezzo di rilevazioni periodiche e di indicatori legati alle attività previste, che alcuni sono indicati nel prospetto. E in particolare devono essere espressi indicatori relativi ai reclami e alle segnalazioni del consumatore alla soddisfazione e, quando applicabili, agli indicatori relativi alla valutazione del menu, delle diete e delle eccedenze e dei residui. Sul servizio di valutazione si vedono a volte delle cose, anche qui copia e incolla, per cui o sono tutti eccezionali o sono tutti assolutamente negativi. Non è così. Noi dobbiamo lavorare sui reclami, sulle segnalazioni, sulle soddisfazioni e quindi effettivamente fare una valutazione che sia coerente al nostro servizio. E ancora le attività che sono state contemplate nella norma 11.407, la formazione, l'educazione alimentare, l'informazione, la comunicazione al cittadino, la gestione delle emergenze, le verifiche, il controllo, le non conformità. Ne vediamo un paio. La formazione e l'addestramento del personale, vedete che anche il decreto 50, quindi il testo unico per gli appalti, ha dato una grandissima enfasi proprio alla formazione e all'addestramento del personale, e ci siamo effettivamente ispirati a questo. Quindi un piano che deve indicare nel tempo quali figure, quali materie, quali metodologie, con che periodicità vengono formati o informati. Moduli di formazione periodico, ore di formazione per singolo modulo e figura professionale. Tutto questo deve stare in un diagramma che riporta la programmazione, in modo da poterlo seguire nel corso degli anni dell'appalto. Io ho visto anche recentemente delle risposte a gara, per cui il numero delle ore di formazione era assolutamente spropositato rispetto a quello che ci si può permettere, o al contrario, un numero di ore così risicato da non poter mai fare davvero una formazione, un addestramento. Pensate a cosa succede adesso con post-Covid, cioè quanto bisogna riprendere tutta la formazione e l'addestramento del personale. E anche questo periodo ci ha insegnato che, oltre all'aula, l'e-learning, il webinar, insomma, possiamo provare ad usare anche delle strategie formative a distanza. Quindi gli argomenti di approfondimento sono le normative cogenti e la normazione volontaria. Tra queste due, cogenza e volontarietà, si deve trovare un legame, soprattutto per le aziende che hanno delle certificazioni di qualità. Se questo legame non si trova, quindi non viene esplicitato e non si forma i propri collaboratori
anche in relazione a questo si perde una possibilità enorme di coerenza, ma anche di sensibilizzazione del nostro personale. Quindi vanno studiate e presentate le difformità, quello che non è andato bene serve per studiare perché e per come fare meglio, serve conoscere le tipologie di legame e mantenimento, l'impiego di detergenti e disinfettanti, vedete in questo caso post-Covid quanto sia interessante, tutti gli aspetti sensoriali legati al pasto, però classificati per classe di età, l'accettabilità, la relazione con il consumatore, la riduzione degli sprechi. Diciamo che nella formazione e nell'addestramento abbiamo riportato le suggestioni che avevamo visto anche precedentemente nelle attività che sono proprie del nostro servizio. L'informazione al consumatore nella logica della trasparenza e della condivisione che ha condotto, è stato il fil rouge del lavoro del tavolo della commissione ristorazione fuori casa, quindi in questa logica il committente deve dichiarare in modo molto esplicito e chiaro qual è la sua politica e quali sono gli obiettivi del servizio di ristorazione collettiva rispetto relativo alla informazione del consumatore. Lo vediamo anche nei CAM, sono le strategie che possono essere in atto attraverso un'informazione corretta, semplice, sono incredibili per riportare, diciamo, per favorire le situazioni di benessere. Le attività di informazione possono essere realizzate sia dal committente che dal fornitore, questo si tratta di chiarirsi, che il capitolato anche lo definisca. Possono essere richieste, per esempio, in capitolato, oppure possono essere proposte dal fornitore un sito web dedicato che sia gestito dal proponente, dove i cittadini possono entrare e informarsi. Possono essere richieste, per esempio, la visualizzazione dei menu, dei ricettari, degli ingredienti, dei fornitori, della valutazione del servizio, la gestione delle eccedenze, insomma, tutto quanto riguarda l'interesse che possa essere portato all'esterno, quindi sulla località dove il servizio viene effettuato. Molti di questi elementi possono essere supportati da una dotazione informatica che il committente possiede oppure che viene messo a disposizione del fornitore perché possono essere impiegati ai fini contrattuali. E quindi essenzialmente per finire, per concludere, la norma UNI è essenzialmente una linea guida per definire quali sono i pilastri del capitolato che io debba scrivere, che io debbo scrivere, che lo scriva io direttamente o che sia scritto in una centrale di committenza, però l'estensore deve conoscere, deve dichiarare quali sono i pilastri su cui vuole poggiare l'intero lavoro, indicare dei requisiti che siano coerenti, attuabili, verificabili e verificarli prima di far uscire chiaramente i documenti di gara. E indicare gli strumenti di verifica che siano semplici e trasparenti e condivisibili, infine gestire successivamente le non conformità per superare le difficoltà e ricercare il miglioramento. Grazie di avermi ascoltato e mi auguro che questa linea guida possa essere utile per molti. Grazie mille. Allora, grazie Amina. Proviamo adesso a caricare le altre diapositive. Il tuo intervento è sempre molto chiaro. Allora. Un attimo di pazienza. Allora, facciamo così. Lombardi, vai, vai. Ok. Aspetta che si sta bene. Vediamo dalla nostra faccia. No, è su desktop. Ok. Conviene però che metti, io clicco su questo adesso, ok? Ora seleziona te, Ok, vai, invia. perfetto.
Ok, forse riusciamo. Ok, sì, l'unica cosa è volevo solo aprire il questo. Ok, in presentazione. Sì, perfetto. Ok, passiamo a qui. Buongiorno a tutti. Io intanto vi do il benvenuto da parte del laboratorio della Camera di Commercio, anche a nome dei colleghi che parleranno dopo di me, Katia Leggio e Italo Bevione. Sicuramente qualcuno di voi ci conosce personalmente, noi ci occupiamo da molti anni di ristorazione scolastica, anche di ristorazione ospedaliera, in generale di ristorazione collettiva, ma direi che prevalentemente seguiamo la ristorazione scolastica, sia attraverso le verifiche che facciamo per conto delle amministrazioni comunali, nei centri di preparazione dei pasti, nei punti di distribuzione nelle varie scuole, e sia anche spesso dando supporto per la redazione dei capitolati d'appalto per, appunto, per la ristorazione scolastica. Il tema di cui parlerò oggi è la sostenibilità ambientale degli acquisti della pubblica amministrazione. È un tema un po' introduttivo rispetto a quello di cui parlerà successivamente la collega Katia Leggio, entrando nel merito dei criteri ambientali minimi. Io cercherò appunto di fare un'introduzione su questo discorso. Intanto definiamo che cosa sono gli appalti pubblici verdi, o GPP, dall'inglese Green Public Procurement. Sono definiti come l'approccio in base al quale le amministrazioni pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minor impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita. Questo naturalmente quindi non riguarda solo la ristorazione, ma è un discorso molto ampio. Gli appalti pubblici verdi quindi sono uno strumento fondamentale per conseguire gli obiettivi della politica ambientale rispetto a temi importanti come i cambiamenti climatici, l'uso delle risorse, la sostenibilità della produzione e del consumo. E questo soprattutto se teniamo conto del fatto che la spesa della pubblica amministrazione, considerato tutto l'insieme degli appalti pubblici, quindi beni, servizi in generale, rappresenta circa il 14% del PIL dell'Unione Europea, del prodotto interno lordo dell'Unione, quindi parliamo ovviamente di cifre molto importanti, di miliardi di euro all'anno. Il Green Public Procurement si colloca ovviamente nel quadro generale degli appalti pubblici che richiedono ovviamente rispetto della legislazione nazionale, per quanto riguarda l'Italia chiaramente, e dell'Unione Europea, la garanzia della concorrenza e il miglior uso possibile del denaro dei contribuenti. Su quest'ultimo punto, quando si parla di rapporto qualità-prezzo, diciamo che identificare l'offerta con il miglior rapporto qualità-prezzo non significa scegliere quella meno costosa ovviamente, ma quella che soddisfa nel modo più conveniente economicamente i requisiti identificati, tenendo conto di diversi fattori: qualità, efficienza, efficacia, funzionalità, e nel GPP tra questi fattori rientra la protezione dell'ambiente, che viene valutata nell'aggiudicazione dell'appalto. Quindi scegliere per questi appalti un titolo verde, tra virgolette, è importante perché evidenzia già da subito che la prestazione ambientale di quello che si va poi a il servizio o il bene che, per il quale si fa la gara d'appalto, costituisce una parte fondamentale dell'appalto, quindi la sua prestazione ambientale. Per i concorrenti è più facile capire quello che serve, ed è anche un messaggio non solo per i potenziali fornitori, ma anche per tutti i cittadini comunque. Gli acquisti verdi, gli acquisti pubblici dovrebbero basarsi sulla sostenibilità ovviamente economica,
ma anche sociale ed ambientale. Sul discorso della sostenibilità sociale vedrete infatti che nei criteri ambientali minimi ci sono delle indicazioni anche in questo senso, e ambientale ovviamente a maggior ragione. Questo perché? Perché questa scelta, diciamo, da parte anche dell'Unione Europea di dare uno stimolo e una spinta agli appalti pubblici verdi, perché sono in grado di orientare il mercato su quei prodotti, quei servizi che rispetto ad altri hanno un minore impatto sull'ambiente, considerando l'intero ciclo di vita. E proprio perché, come dicevamo prima, le cifre in ballo sono importanti, considerate nel loro complesso, sono anche un effetto leva sul mercato, perché stimolano le imprese a investire in soluzioni innovative dal punto di vista ecologico. E se pensiamo, diciamo, alla ristorazione scolastica, tra tutte le cose, tra tutti i tipi di appalti, vediamo che sicuramente è uno di quei settori dove le amministrazioni pubbliche sono tra i maggiori acquirenti sul mercato, quindi a maggior ragione questo è importante. Quindi, perché però si utilizza lo strumento dei criteri ambientali all'interno degli appalti verdi, del GPP? Perché sono uno strumento che aiuta la pubblica amministrazione a individuare le offerte più adeguate dal punto di vista ambientale che possano essere direttamente inserite nel bando di gara senza particolari complicazioni. Quindi facilitano molto il lavoro della pubblica amministrazione, intanto perché sono già validati dal punto di vista scientifico, non nascono dal nulla, ma c'è dietro un grosso lavoro da parte dell'Unione Europea per la stesura dei criteri ambientali in generale, poi da parte dei singoli paesi membri, per noi a livello italiano, una consultazione con il mercato, quindi sono sicuramente criteri che sono stati ben ponderati, perché appunto, oltre ad essere validi dal punto di vista scientifico, devono essere verificabili da parte dell'ente aggiudicatore, ma anche realizzabili dalle imprese offerenti. Quindi questo effettivamente, se non avessimo i criteri ambientali, sarebbe una grande difficoltà per la pubblica amministrazione dover valutare il mercato, dover capire appunto se ci sono un numero di ditte adeguate che possono offrire quel prodotto, quel servizio. Quindi diciamo che in questo senso i criteri ambientali sono veramente utili da questo punto di vista, e come accennavamo prima sono scientificamente validi perché basati su dati della valutazione del ciclo di vita, sui marchi di qualità ecologica, ad esempio l'Ecolabel dell'Unione Europea, o comunque sulle prove su cui si fondano questi marchi o queste etichette. Ad oggi l'Unione Europea ha elaborato 20 gruppi di prodotti e servizi per quanto riguarda i criteri ambientali, e questi criteri ambientali poi sono stati recepiti a livello nazionale, quindi per noi in Italia, di questo ne parlerà la collega successivamente. Comunque sul sito dell'Unione Europea trovate tutti questi 20 gruppi con i criteri a livello di Unione Europea. Naturalmente a livello di Unione non c'è nulla di obbligatorio, quindi sono dei criteri che poi devono essere recepiti dagli Stati membri, e per quanto riguarda la ristorazione collettiva scolastica, abbiamo poi visto, vediamo che nel nostro paese sono diventati obbligatori, ma non è detto che in tutti gli altri paesi sia così. Altri benefici degli appalti verdi, del GPP, sicuramente sono, diciamo, il ruolo di esempio della pubblica amministrazione, il buon esempio contribuisce a diffondere modelli di acquisto e di consumo più sostenibili, può comunque integrarsi in una politica ambientale dell'ente appaltante, e c'è anche un discorso di razionalizzazione della spesa pubblica, perché proprio perché si tiene conto di
tutto il ciclo di vita del prodotto, quindi non solo l'acquisto del bene o del servizio, ma anche delle fasi di utilizzo e, diciamo, smaltimento del prodotto. Questo fa sì che ci sia un approccio, diciamo, più corretto. Facciamo un esempio banale, forse, è il discorso del costo della bolletta di un elettrodomestico, che quindi fa sì che io non debba considerare solo quanto mi costa acquistarlo, ma anche quello che è il costo in termini di consumo di energia, e lo stesso si può dire sui consumi di acqua e tutti gli altri temi. Sicuramente molti di voi sanno che l'Unione Europea ha emanato un piano di azione per l'economia circolare nel 2015, e gli appalti pubblici verdi costituiscono una delle misure che rientrano a pieno titolo in questo discorso di economia circolare, per garantire un uso più efficace ed efficiente delle risorse. Se andiamo a vedere in questo piano che cosa è previsto, tra le azioni previste rientrano la responsabilizzazione dei consumatori e degli acquirenti pubblici, quindi questo è un ruolo importante della pubblica amministrazione, una focalizzazione sui settori che usano più risorse e quindi dove la potenzialità per l'economia circolare è maggiore. Gli esempi che vengono fatti sono veicoli, packaging, plastica, cibo e acqua, e già da questi elementi capiamo perché la ristorazione scolastica è così importante e viene considerata all'interno dell'economia circolare, perché questi sono tutti elementi. Pensiamo ai pasti veicolati, all'uso ovviamente, l'utilizzo del cibo, dell'acqua, al packaging, quindi sono tutti elementi che vedrete che ricorrono poi nei criteri ambientali, perché intervengono pesantemente all'interno della filiera della ristorazione scolastica. E ovviamente la diminuzione degli sprechi, questo tema già accennato prima dalla dottoressa Ciampella, molto importante. Questo schema si vede spesso per esemplificare quello che è l'economia circolare, e quindi per rappresentare appunto questo concetto, che sostanzialmente vedete che ruota intorno a tre fasi: la fase dell'acquisto, dell'uso e poi la gestione del rifiuto. Quindi se proviamo a calare questo concetto di economia circolare all'interno della ristorazione collettiva, possiamo già intuire quanti possono essere i punti interessanti. Intanto ovviamente l'acquisto, per quello di cui parliamo oggi, quindi andare a scegliere un servizio che sia il migliore sotto il profilo ambientale. Poi naturalmente la fase di fruizione del bene, del servizio, in questo caso, nel caso della ristorazione, con una serie di temi correlati dalla riduzione degli sprechi, dei consumi, eccetera, e poi per arrivare infine al grande tema del rifiuto, che nella ristorazione scolastica può dire tante cose: sicuramente ottimizzare la raccolta differenziata, quindi incoraggiare il riciclo, eccetera, ma anche pensare al riuso laddove questo può essere fatto, per esempio nei contenitori dei prodotti per la pulizia. Un riuso che può essere fatto per questi contenitori è appunto riempirli nuovamente, quindi risparmiare in termini di uso di plastica. E poi, come vedete, ovviamente il cerchio si chiude con il riciclo dei rifiuti, che sarà tanto più vantaggioso quanto più l'economia saprà sviluppare il mercato per i materiali riciclati. L'impatto ambientale della ristorazione, come appunto accennavamo prima, potete già immaginarlo da queste immagini. Sinteticamente avremo la produzione primaria con quello che si porta dietro in termini di uso di suolo, di acqua, di energia, emissioni di gas serra, l'uso di fertilizzanti e anche purtroppo in alcuni casi la riduzione di habitat naturali, quindi questi temi rientrano poi nei criteri ambientali minimi, la trasformazione del prodotto primario all'interno dell'industria alimentare e infine la preparazione dei pasti all'interno delle cucine, dei centri di cottura.
poi ci sarà il trasporto e la somministrazione. Quindi a livello di economia circolare, appunto, c'è molta attenzione a questo impatto, proprio perché ognuno di questi elementi porta con sé degli impatti sull'ambiente che sono molto importanti. E quindi vedrete che questi elementi vengono ripresi nei criteri ambientali minimi di cui vi parlerà la collega, ma diciamo che a livello di Unione Europea l'approccio è un po' questo, proprio di valutare il ciclo di vita del servizio e nei vari step trovare quegli elementi corrispondenti che possono essere utilmente inseriti negli appalti verdi per avere appunto un poi servizio migliore, tra virgolette, dal punto di vista ambientale. Allora, a livello di Unione Europea trovate su questo sito tutti i criteri elaborati a livello comunitario, tutte le relazioni tecniche preliminari che descrivono appunto le considerazioni sulla base delle quali sono stati scelti i criteri, quindi per chi volesse approfondire questo è insomma importante proprio per capire la ragione d'essere di questi criteri. Diciamo che, come accennavo prima, pur non essendo obbligatorio a livello europeo, certamente un obiettivo è che nei diversi Stati membri i criteri ambientali siano almeno simili, per evitare distorsioni del mercato che sicuramente non sarebbero positive. Chiaramente poi ogni paese avrà la propria legislazione in materia di appalti pubblici, quindi in Italia seguiamo la nostra normativa nazionale specifica sugli appalti. Dicevo già prima che l'Unione Europea ha sviluppato nel tempo 20 criteri, quindi ha preso in considerazione 20 settori che vengono comunque periodicamente revisionati. Nel 2019 sono stati revisionati quelli proprio per la ristorazione. Il processo, diciamo, di elaborazione del discorso di possibilità di integrare i criteri ambientali nelle procedure di appalto è nato già parecchio tempo fa. Si fa riferimento a due direttive del 2004, la 17 e la 18, che hanno appunto introdotto la possibilità di integrare i criteri ambientali nelle procedure di appalto, e poi nel tempo appunto sono stati sviluppati questi criteri ambientali. Se andate a vedere, l'anno scorso, nel 2019, è stato elaborato appunto questo documento non vincolante per gli Stati membri, ma che evidentemente poi viene preso in considerazione per sviluppare i criteri ambientali a livello nazionale, quindi quello che è successo anche da noi in Italia. Quindi questo documento, qui vedete riportato l'indice dove già si capisce che il ragionamento è stato fatto, è stato pensato per essere in funzione del capitolato d'appalto, perché parla di criteri di selezione, specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione, clausole contrattuali, eccetera. Sarebbe troppo oneroso oggi entrare nel merito di questo documento, e direi che per noi dal punto di vista pratico è molto più interessante vedere poi i CAM, i nostri criteri ambientali minimi in Italia. Tuttavia facciamo notare che insomma, guardiamo almeno, diciamo, i capisaldi, ossia quali sono questi nuovi criteri elaborati nel 2019 per la ristorazione: l'incremento dell'uso di prodotti di agricoltura biologica, l'eliminazione del consumo di pesce e prodotti della pesca provenienti da aree depauperate, la riduzione dello spreco alimentare, il miglioramento della gestione dei rifiuti, l'eliminazione dei prodotti monouso e la riduzione dei consumi di energia e di acqua nelle cucine. Quindi questi elementi sono quelli fondamentali che appunto ritroviamo poi sviluppati e adattati anche alla situazione italiana nei CAM, nei criteri ambientali minimi italiani. La differenza abbastanza importante è che, mentre qui si parla di ristorazione in generale, ristorazione collettiva in generale,
i CAM italiani hanno differenziato la ristorazione scolastica da quella ospedaliera, dalle caserme, eccetera. Quindi hanno tenuto conto giustamente del fatto che i bambini e gli adolescenti hanno delle necessità nutrizionali diverse da quelle degli adulti. Ci sono significative differenze, al di là di questo punto, tra ristorazione scolastica e ad esempio ristorazione ospedaliera o altri tipi di collettività, e quindi a livello italiano vedrete che prenderemo in esame proprio i CAM della ristorazione scolastica. Interessante però anche in questo documento, se avete voglia di andare a vedere, ci sono dei capitoli dedicati alle migliori pratiche. Qui vi ho riportato un esempio relativo ai consumi idrico ed elettrico, che possono essere spunti importanti per le aziende del settore e anche per la pubblica amministrazione, qualora volesse introdurre, al di là dei criteri ambientali minimi, altri criteri ambientali aggiuntivi. Un altro documento, questo molto sintetico, è questo che trovate sempre sul sito dell'Unione, Appalti pubblici per un'economia circolare, buone prassi e orientamenti, contiene varie esperienze, casi studio che negli anni sono stati realizzati all'interno dell'Unione Europea. Naturalmente quindi non si parla solo di ristorazione, ma in generale di appalti pubblici, e comunque può essere interessante dare un'occhiata, perché vengono sottolineati concetti anche importanti come il processo proprio di consultazione del mercato, per esempio, che porta poi all'elaborazione dei criteri. Dunque, come viene concretizzato a livello nazionale quello che troviamo invece come criteri generali a livello di Unione Europea? A livello nazionale, la maggior parte degli Stati membri ha pubblicato piani di azione nazionali, quelli che chiamiamo PAN, quindi piani nazionali di azione sul GPP. Questo è stato fatto anche in Italia con un decreto del Ministero dell'Ambiente del 2013, che è proprio che ha il titolo Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. Da questo documento poi discendono i criteri ambientali minimi che vengono adottati con decreti ministeriali. Pertanto, la base giuridica dei CAM qual è? A livello europeo ci sono le due direttive di cui abbiamo detto, e c'è il GPP, che però non è vincolante. A livello italiano abbiamo il PAN, il Piano Nazionale d'Azione sul GPP, e abbiamo soprattutto il Codice dei Contratti Pubblici del 2016, il Decreto Legislativo 50 del 2016, che ha inserito l'obbligo del GPP. Dal Piano Nazionale di Azione discendono i criteri ambientali minimi, che ad oggi comprendono 18 categorie, tra cui la ristorazione collettiva. Ecco, qui vi facciamo vedere l'elenco di queste 18 categorie, quindi vedete che è molto variegato, si va dagli arredi per interni, all'illuminazione, alla carta. Ci sono anche alcuni elementi che poi vedrete che rientrano in qualche modo nel discorso della ristorazione collettiva, per esempio i prodotti tessili, per esempio i prodotti per la pulizia. Quindi molte volte poi si fa riferimento nei criteri ambientali, ad esempio per la ristorazione, a caratteristiche, ad esempio appunto di prodotti per la pulizia, citate nei CAM dei prodotti per la pulizia. Okay? Quindi il Piano Nazionale di Azione per il GPP, quello che volevamo così sottolineare è che invita tutti gli enti pubblici ad adottare pratiche di GPP. Diciamo, voi trovate, lo trovate espresso sotto forma di invito, perché questo documento, il PAN, è del 2013, ma poiché poi il codice degli appalti lo ha inserito come obbligatorio, a questo punto ovviamente non è più un invito, ma è un obbligo. È sparito qualcosa? No, ok, ci siamo.
Quindi tutti gli enti pubblici sono obbligati, più che invitati a questo punto, a inserire i criteri ambientali nei loro acquisti, e quindi le regioni, le province, i comuni, ma anche gli enti parco, l'università, eccetera. Qui sono elencate tutte le amministrazioni interessate. Perché non va avanti? Guardate, non si muove. Vedo. Scusate un attimo. Però io vedo questo. No, questo sta andando avanti. Non si vede. Sto vedendo questo. Sto vedendo questo, no, allora devo tornare indietro. Io, scusa, non vedo questo. Qua? Sì. Scusate un attimo perché abbiamo delle difficoltà. Errore. Proviamo, è un problema di linea forse. Proviamo a vedere chi sei. Vai a vedere di là se cosa capiscono. Vabbè, però da capire che cosa vedono. Grazie. Prova a cambiare il tuo dispositivo adesso. È caduta la linea, cosa succede? Perché mi sono accorta che non scorrevano più le diapositive. Aspetta. Errore, sì. Dai, infatti da errore adesso. Stava andando troppo bene, infatti, che non era.
Scusate, ma ci sono dei problemi di linea che stiamo cercando di risolvere. Spero che almeno l'audio lo sentiate. Quindi vi chiediamo 5 minuti di pazienza e vediamo come fare a proseguire. Scusate, allora spero che mi sentiate. Purtroppo a quanto pare ci sono dei grossi problemi a condividere le slide, però giusto per andare avanti un po' con il discorso provo a parlarvi a voce senza il supporto delle slide. Allora, stavo dicendo che a livello italiano dobbiamo considerare il decreto legislativo 50 del 2016, che è appunto il codice degli appalti. All'articolo 34 il decreto obbliga i partecipanti alla gara a rispettare i criteri ambientali minimi. All'articolo 34 infatti si dice che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. E inoltre, dice sempre l'articolo 34, per la ristorazione scolastica si applica quanto specificatamente previsto all'articolo 144. E l'articolo 144 che cosa dice? Che la valutazione dell'offerta tecnica tiene conto in particolare degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei generi alimentari, con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale, il rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti, di cui all'articolo 34, quindi si torna a quello che dicevamo nell'articolo 34, e della qualità della formazione degli operatori. Sempre nell'articolo 144 si fa riferimento al fatto che con decreti del Ministero della Salute sono definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Quindi queste linee di indirizzo nazionale, ne parlava già prima la dottoressa Ciampella,
e quindi è interessante andare anche a vedere che cosa dicono queste linee di indirizzo nazionale. Le linee di indirizzo nazionale prevedono che il capitolato tecnico del bando di gara preveda criteri premianti per proposte strategiche per la diffusione di corretti comportamenti alimentari, certificazione di qualità in possesso del fornitore del servizio, caratteristiche delle derrate alimentari. Allora, vediamo se c'è la possibilità di tornare a vedere le slide, ma non mi sembra, no, non abbiate pazienza, poi naturalmente vi manderemo le slide di tutti i relatori, comprese le mie, purtroppo in assenza di soluzioni migliori io provo a continuare a parlare, mi dicono che comunque la voce si sente, quindi so che non è la cosa migliore, ma purtroppo è così. Quindi stavo dicendo, queste linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica riprendono appunto il discorso del rispetto delle disposizioni in materia di green economy, la riduzione degli sprechi alimentari, il livello della formazione professionale degli operatori e delle proposte di educazione alimentare rivolte all'utenza, i piani per la risoluzione delle emergenze e così via. Quindi questo ovviamente è un documento assolutamente importante ed essenziale di cui tenere conto. Tornando un attimo al piano di azione nazionale per il GPP, questo documento ci dice, dalla definizione di cosa sono i criteri ambientali minimi, quindi sono le indicazioni tecniche del piano di azione nazionale, che consistono sia in considerazioni generali che in considerazioni specifiche di natura prevalentemente ambientale e quando possibile etico-sociale, collegata alle diverse fasi della procedura di gara, oggetto dell'appalto, specifiche tecniche, criteri premianti della modalità di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Questi criteri, se recepiti dalle stazioni appaltanti, sono utili a classificare l'acquisto come sostenibile. Proprio perché i criteri ambientali, dicevamo prima, devono essere validi dal punto di vista scientifico, i criteri vedrete che fanno riferimento alle norme tecniche delle etichette ecologiche ufficiali di vario tipo e altre fonti informative suggerite appunto dall'Unione Europea, quindi questi marchi, queste etichette servono proprio a classificare, individuare le caratteristiche ecologiche dei beni e dei servizi, quindi etichette ambientali, marchi, certificazioni, e questo è un punto importante perché teniamo conto che la pubblica amministrazione deve poi verificare che i criteri ambientali minimi siano verificati dopo l'aggiudicazione dell'appalto, e questo per chiaramente garantire che non ci siano delle situazioni dove le imprese si aggiudichino l'appalto in funzione di forti ribassi, contando magari sul fatto che poi non ci sia una verifica da parte delle amministrazioni che quello che è stato inserito nel capitolato sia effettivamente rispettato. Quindi questo discorso della verifica è fondamentale. Sempre nel codice degli appalti, all'articolo 69, troviamo un altro punto importante, perché questo articolo consente alle amministrazioni aggiudicatrici, a differenza di quello che succedeva prima, consente di imporre un'etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo richieste. Tuttavia, importante notare che se l'amministrazione impone una determinata etichetta, per esempio,
è tenuta ad accettare anche altri mezzi di prova equivalenti. Quindi il concetto è che sono i criteri che devono essere rispettati. Quindi non si può dire, per esempio, per quanto riguarda le pulizie, facciamo questo esempio, non si può dire che devono essere utilizzati detergenti con l'etichetta di qualità ecologica Ecolabel, Ecolabel dell'Unione Europea, magari poi diremo, ma immagino che tutti voi lo conosciate, quindi non si può dire devono avere il marchio di qualità ecologica, l'etichetta di qualità ecologica Ecolabel, ma l'etichetta Ecolabel o equivalenti etichette ambientali. Quindi deve essere data la possibilità di fornire prodotti con la stessa sostanza, diciamo, dal punto di vista ambientale, anche se non etichettati o con quel marchio di cui che è, diciamo, la prima scelta. L'etichetta è ovviamente un fattore importante per le imprese che concorrono, perché le esonera dal dover presentare prove di questa equivalenza, in questo senso. Quindi il prodotto Ecolabel, per tornare al prodotto per la pulizia, va bene, non c'è bisogno di altro. Il prodotto che invece è equivalente è a carico del partecipante alla gara dimostrare che c'è questa equivalenza. Quindi, se voi andate a vedere, vedrete la collega vi farà vedere cosa richiedono i CAM per i vari punti che interessano la ristorazione, quindi ad esempio per le pulizie dei locali, oltre al discorso Ecolabel o equivalenti etichette ambientali, oppure, dicono ancora i CAM, prodotti conformi alle specifiche tecniche dei CAM pertinenti. Se vi ricordate, prima abbiamo visto che nei CAM c'era anche quell'elenco, c'erano i prodotti per la pulizia, chiaramente quindi questi sono considerati conformi, e lo stesso si può dire per altri CAM che riguardano la ristorazione. Prima accennavamo all'Ecolabel. Penso che molti di voi sappiano che cos'è l'Ecolabel dell'Unione Europea. È un marchio di qualità ecologica che contraddistingue prodotti e servizi che, pur garantendo elevati standard prestazionali, sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale considerato nell'intero ciclo di vita. Quindi è un'etichetta ecologica ovviamente volontaria che è definita su base scientifica, e tiene conto dell'impatto ambientale del prodotto, del servizio lungo il ciclo di vita, ed è certificata da parte di un ente indipendente, da un organismo competente. La cosa importante è, per quanto riguarda la ristorazione, l'abbiamo già accennata prima, che l'Ecolabel non esiste al momento per i prodotti alimentari, ma comunque sono tra i vari prodotti Ecolabel ci sono i prodotti per la pulizia, i prodotti in carta e in tessuto carta, che in qualche modo rientrano all'interno del servizio ristorazione, quindi se ne può tenere conto. Un punto molto importante che volevamo anche portare alla vostra attenzione è quello della verifica da parte dell'ente appaltante sulla conformità del servizio. Ve ne parlerà meglio la collega, ma io comincio ad accennarvi che nei CAM precedenti si andava incontro alla difficoltà di una verifica, perché per esempio a fronte di richieste di 50% di prodotto ortofrutticolo di origine biologica, diventava molto difficile capire quando, in quali piatti, in quali giorni questi prodotti venivano forniti. Quindi in questo è stato fatto un grande passo avanti con questi nuovi criteri ambientali minimi, perché ci sono dei criteri precisi. Quindi su base trimestrale deve essere garantita la somministrazione di alimenti con certi requisiti, quindi il biologico, piuttosto che, vedrete le cose che vi racconterà la collega, non so, sui prodotti della pesca, eccetera. E questo consente sicuramente delle verifiche più efficaci,
perché si possono fare controlli a campione sulla base della documentazione fiscale, andando a verificare che appunto prodotti forniti vengano poi effettivamente forniti dal fornitore della ditta che prepara i pasti, vengano poi effettivamente utilizzati come previsto dal menu e come comunicato peraltro anche agli utenti. Concluderei dando un'occhiata, diciamo, di nuovo all'Unione Europea, cioè per capire un po' qual è il futuro e dove stiamo andando per quanto riguarda il sistema alimentare. Allora, il sistema alimentare è stato inserito a tutti gli effetti nel cosiddetto Green Deal europeo. Green Deal significa patto verde, quindi se andate a vedere sul sito dell'Unione Europea troverete tutta una serie di obiettivi che l'Unione si è data per diciamo trasformare l'economia in un'ottica di sostenibilità, e tra tutti questi tasselli c'è quello dedicato agli alimenti, che ha proprio il titolo una strategia dal produttore al consumatore per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente. Quindi diciamo che in questo documento si sottolinea il legame inscindibile tra la nostra salute, quindi tra la persona sana, il pianeta sano e la società in generale sana. Se diciamo anche forse un po' riflettendo sull'esperienza portata dalla pandemia Covid-19, l'Unione Europea ha un po' fatto questo ragionamento, no? Quindi diciamo che questo periodo di emergenza ha fatto ancora più capire quale sia il legame inscindibile proprio tra questi elementi, e quindi tra la salute del pianeta, e quindi un approccio più ecologico, e la nostra salute. Nello stesso tempo, mai come in questo periodo sono stati evidenziati i problemi a livello economico, a livello sociale, per cui l'Unione Europea, diciamo, il ragionamento che si fa è che andando verso sistemi alimentari più sostenibili si possano creare delle opportunità anche economiche per i diversi attori della filiera alimentare, per cui sviluppando un servizio e dei prodotti più sostenibili riescono, diciamo, anche ad avere un vantaggio rispetto al resto del mondo, quindi con quello che viene chiamato il vantaggio del pioniere, andando a sviluppare appunto dei prodotti che sono più sostenibili e che saranno sempre più diciamo appetibili sul mercato. Nello stesso tempo si sottolinea un'altra cosa, che è già anche questa stata accennata ed è un problema ben presente a tutti coloro che si occupano di ristorazione, che purtroppo si calcola che circa il 20% degli alimenti prodotti venga sprecato, e parallelamente l'obesità è in aumento. Diciamo che questo si rileva sia tra i bambini e sia anche tra gli adulti. Si calcola che oltre la metà della popolazione adulta in Unione Europea sia attualmente sovrappeso, per cui nel complesso i nostri regimi alimentari non sono in linea con le raccomandazioni nutrizionali che vengono fatte a livello nazionale, e conclude l'Unione Europea, se questi regimi alimentari fossero conformi alle raccomandazioni nutrizionali, sicuramente l'impronta ambientale del sistema alimentare verrebbe ad essere notevolmente ridotta. Quindi direi che con queste considerazioni io concludo questo mio intervento, lasciando appunto lasciandoci con questa prospettiva, no, di un futuro in cui il nostro cibo, la nostra salute, il nostro pianeta siano connessi in maniera positiva, no, e che questa transizione verso un'economia più verde possa garantire anche un giusto compenso economico a livello dei vari attori della catena alimentare,
e garantire che tutti i cittadini europei possano contare su alimenti sani, economicamente accessibili e sostenibili. Io vi ringrazio di questo, della pazienza, soprattutto nonostante questo inconveniente, vi manderemo le nostre presentazioni e passerei la parola a Katia Leggio. Grazie. Ok, buongiorno a tutti, vi chiediamo scusa ancora per il disagio, ma abbiamo avuto problemi anche con la connessione. Allora, adesso vediamo se riusciamo. Ok, forse ce l'abbiamo fatta. Ok, dopo questa presentazione della collega su come sono organizzate, come è organizzato il sistema degli acquisti verdi, entriamo nel merito dei CAM, per la ristorazione, in modo particolare la ristorazione scolastica. E cioè sui requisiti da rispettare al fine di acquistare prodotti e servizi migliori dal sotto profilo ambientale, tenendo anche conto della disponibilità del mercato. Il documento si divide in tre sezioni: c'è la sezione relativa alla ristorazione collettiva, dove si intendono le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, la ristorazione collettiva per uffici, caserme e università, e la ristorazione collettiva per strutture ospedaliere, assistenziali, sociosanitarie e detentive, dove rientrano anche le case riposo e le case famiglie. Questa distinzione era indispensabile perché non si potevano omogeneizzare i criteri, visto la specificità dei servizi, e quindi si è deciso così di suddividere in tre sezioni, ripartendo così anche delle quote di biologico a seconda un po' del fabbisogno, a seconda anche della disponibilità del mercato. Ma perché la necessità di fissare i criteri nella ristorazione? Perché la ristorazione purtroppo ha un impatto ambientale notevole. Questo perché coinvolge diversi comparti economici, dalla produzione primaria alla trasformazione, alla preparazione fino alla somministrazione, e di conseguenza anche i settori coinvolti nella produzione, come apparecchiature, articoli di diverso genere. È responsabile, i sistemi alimentari sono responsabili del 37% delle emissioni di gas serra, non solo a causa degli allevamenti, ma anche per l'utilizzo eccessivo di fitofarmaci e l'impiego di macchine agricole e quindi di combustibili. Inoltre, gli allevamenti, oltre a fare emettere gas serra, sono anche responsabili dell'assorbimento delle risorse idriche, e quindi questo crea un maggior danno sicuramente all'ambiente. Si stima, dalla relazione di accompagnamento si può notare, si stima che una chilocaloria dal mondo animale ha un consumo di acqua 8 volte superiore rispetto a una chilocaloria del mondo vegetale. Se si pensa poi all'allevamento del manzo, quindi del bovino, addirittura si arriva a 20 volte in più. Un altro impatto ambientale è dovuto all'utilizzo, all'abuso dei fertilizzanti. Dagli anni 50 ad oggi c'è un impiego 10 volte maggiore.
e questo crea un impoverimento sicuramente anche dei terreni, ma anche una desertificazione, perché i terreni non hanno più la capacità di assorbire l'acqua. Tra l'altro gli studi hanno notato che questo utilizzo di fertilizzanti non ha poi avuto benefici nel tempo, quindi c'è sempre una perdita di raccolto. Incominciano a scomparire le varietà locali, quindi con un appiattimento anche dei sapori, dei gusti. C'è un maggior consumo di energia, basta solo pensare alla climatizzazione degli ambienti. Dal 2016 al 2017 si è visto un 43% di riduzione dell'anidride carbonica assorbita dalle foreste, e questo a causa della deforestazione. E inoltre i residui farmacologici, sebbene in Europa non sono ammessi se non all'uso terapeutico, in America ad esempio negli USA il 70% viene utilizzato negli allevamenti, e questo può essere poi viene disperso nelle acque, quindi con inquinamento delle acque e con anche con conseguenza di antibiotico resistenza, e per quanto riguarda invece gli ormoni si può anche avere un'alterazione del sistema endocrino sia negli uomini che negli animali selvatici. E c'è il problema dell'overfishing, purtroppo c'è una sovrapesca che avviene anche in maniera insostenibile, e infine c'è un inquinamento anche delle acque dovuti ai residui di mercurio e altri metalli pesanti, e quindi soprattutto vengono compromessi i pesci di maggior dimensione. E tutta questa premessa per capire meglio, per comprendere meglio gli obiettivi che si vogliono porre i CAM. In primis è quello di promuovere i sistemi produttivi che rispettino l'ambiente, e quindi per questo si spinge molto sul biologico, ad esempio, o la lotta integrata. Si vogliono ottenere alimenti più salubri. Studi riportano che prodotti biologici rispetto ai convenzionali siano migliori dal punto di vista nutrizionale, hanno un beneficio nel nostro microbioma, nel nostro sistema immunitario, insomma apportano minore malattie. Inoltre si vogliono ridurre le proteine animali della dieta, quindi magari inserendo proteine vegetali come i legumi. Si vogliono ridurre i rifiuti e gli sprechi alimentari, come vedremo poi di seguito, e si vogliono ridurre i consumi energetici e di emissioni di gas e clima alteranti utilizzando ad esempio attrezzature, quindi macchine a minor impatto, quindi mezzi di trasporto a minor impatto, e sostenendo le economie locali. Quali sono le novità dei CAM del 2020 rispetto al 2011? Sicuramente ci sono delle verifiche molto più puntuali. Le verifiche devono consentire al direttore dell'esecuzione del contratto di farle eseguire in modo più efficiente, in modo che ci sia una competizione leale. Mentre prima vi era soltanto un'autodichiarazione da parte del legale rappresentante. Inoltre in questi nuovi CAM non si sente più niente. Si sente adesso? Allora, scrivi nella chat pubblica, dire attendiamo.
Vado su. Ok. Proviamo a vedere se riusciamo a risolvere questa problematica di oggi. Non vai più avanti con le slide.
Ok. Allora, proviamo a vedere se si sente adesso, forse siamo riusciti a risolvere i problemi. Dunque, poi vi arriveranno comunque le slide a tutti i partecipanti. E siamo arrivati alle novità dei CAM rispetto al 2011. Dicevamo appunto che sicuramente ci sono delle verifiche molto puntuali rispetto a quanto non avvenisse nelle slide del 2011. Le verifiche servono per consentire al direttore dell'esecuzione del contratto di farle eseguire in modo efficiente e anche di farle, che ci sia competizione leale, mentre prima più ci si basava su un'autodichiarazione legale rappresentante. Sono stati introdotti dei nuovi criteri ambientali, che poi vedremo a breve. Valorizza finalmente e si dà una definizione dei prodotti chilometro zero e filiera corta, mentre prima questa valutazione veniva fatta mediante l'impronta di carbonio. Si tutelano maggiormente le risorse ittiche, si incentiva quindi, si riducono infatti le aree di pesca e si incentiva la pesca sostenibile. C'è un'ulteriore riduzione dell'impronta ambientale e climatica. E ci sono delle specificità di servizio, come abbiamo detto prima, sono più mirate verso un tipo di sezione, quindi ristorazione collettiva, rispetto a quelle invece degli uffici e delle caserme. E inoltre è importante, adesso vedremo in che modo, vi è una calibrazione dei prodotti biologici, quindi si fissano di più sulle categorie merceologiche una percentuale minima da rispettare. Come viene questa struttura? Com'è la struttura dei CAM? È molto simile in tutte le categorie. Prima la collega parlava delle 18 categorie che fanno parte di questo dei CAM, dall'edilizia, agli arredi, ai trasporti. La base è molto simile per tutti, quindi c'è una premessa dove si riporta la normativa ambientale, l'oggetto dell'appalto che evidenzia la sostenibilità, e poi ci sono i criteri minimi che vengono definiti in tutte le fasi di definizione della procedura di gara. Quindi c'è una selezione dei candidati, delle specifiche tecniche, dei criteri premianti e delle clausole contrattuali. Adesso, nel modo specifico della ristorazione scolastica, si parla solo di criteri premianti e clausole contrattuali e ovviamente le verifiche che fanno parte un po' di tutto il sistema. Entriamo nel merito delle caratteristiche merceologiche, quindi che devono avere i prodotti. Ho cercato di suddividere il documento in clausole contrattuali, quindi le obbligatorie e quelle premianti, quindi nel caso in cui appunto la gara venga giudicata con il metodo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, occorrerà considerare anche i criteri premianti. Per la categoria frutta, ortaggi, legumi e cereali si richiede che almeno il 50% in peso sia di prodotti biologici, più una quota non determinata di frutta biologica oppure certificata secondo il sistema di qualità nazionale per la produzione integrata o sistemi equivalenti. Ovviamente tra queste clausole contrattuali si richiede l'ortofrutta di stagione. E per meglio facilitare la guida, quindi valutare quali sono l'ortofrutta di stagione, è stato inserito sempre nel documento, quindi nell'allegato A, potete vedere il calendario della stagionalità riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole. In ogni caso si possono comunque utilizzare anche dei calendari regionali. C'è una novità, si è visto che i calibri richiesti nei vecchi capitolati portavano un sacco di spreco e quindi questi CAM richiedono appunto di non richiedere più determinati calibri. La novità introdotta sulla frutta esotica, mentre prima era un criterio premiante, adesso diventa una clausola contrattuale, e cioè che la frutta esotica sia non solo biologica, o biologico o da commercio ecosolidale, ma che sia un commercio ecosolidale riconosciuto, come ad esempio il World Fair Trade Organization.
Inoltre, per evitare imballi, passaggi supplementari dai vari fornitori, rifiuti, eccetera, i CAM impongono l'utilizzo di ortofrutta possibilmente più fresca possibile, nel senso che è lavorata presso il centro di produzione. Quindi vengono evitati i surgelati, quindi la terza gamma, ad eccezione di alcune categorie come piselli, fagiolini, spinaci e biete, ma per ragioni tecniche. Viene evitata la quinta gamma, ma proprio per la peculiarità del servizio, quindi un servizio di ristorazione di per sé, un servizio dove si prepara, si cuoce, si produce e quindi non avrebbe neanche tanto senso avere un prodotto di quinta gamma, quindi parliamo di prodotti già cotti, tra l'altro si standardizzerebbero anche i sapori. E poi c'è un ma nei prodotti di quarta gamma, nel senso che questa volta sono stati presi in considerazione, quindi possono essere utilizzati, ma con l'impegno futuro di andarli via via a eliminarli. Quindi infatti, come vedremo, poi sarà un criterio premiante quello di non utilizzare i prodotti di quarta gamma, se non soltanto in caso di emergenze. Quali sono invece i criteri premianti? Questi criteri accomunano un po' tutte le categorie merceologiche, quindi sicuramente si darà un maggior punteggio per prodotti bio da chilometro zero e filiera corta. Vedremo poi le definizioni di chilometro zero e filiera corta, indicando anche però la specie e la quantità che si vuole fornire. E la quantità deve coprire l'intero fabbisogno della specie, cioè di ortaggio o frutta, che si vuole andare a premiare in qualche modo. E deve essere ovviamente coerente con le indicazioni dei menu stagionali e col numero di pasti da offrire.